Ciao, come vendicarsi di chi fa soffrire in amore? Allora, se intanto chi è che ci fa soffrire in amore? Beh, la sofferenza in amore ovviamente deve essere una sofferenza che una persona ci induce deliberatamente, fondamentalmente. E quindi, ad esempio, un caso tipico è quando una persona ti usa un po' come ruota di scorta, come seconda scelta. Ti tiene perché da un'altra parte ha una situazione che non gli piace, ti tiene perché dall'altra parte ha una situazione a sua volta in cui non si sente a suo agio, però diciamo che è il suo grande desiderio e quest'altra persona. Quindi tu fungi da ruota di scorta e vieni sfruttato, diciamo così, come compensazione di ciò che l'altro non gli dà. E viene fatto fondamentalmente un po' in malafede perché la persona sa benissimo che l'altra parte è ciò che desidera, però tu servi, diciamo, a compensare. Quindi ogni volta che dall'altra parte c'è una manifestazione di interesse, l'altra persona, diciamo così, inizia ad allontanarsi e quando invece non c'è meno interesse, si avvicina. Quindi tu, insomma, diventi un tappabuchi fondamentalmente, o una tappabuchi. Allora, come vendicarsi, tra virgolette, perché poi la vendetta deve essere vista sempre come una sorta di gioco, fondamentalmente, come un modo per migliorare se stessi, non come un voler far del male. Ma l'unica è quella di far innamorare questa persona, perché soltanto quando la farai innamorare potrai, diciamo, mettere in atto la vendetta. In cosa consiste la vendetta? Consiste nel rifiutare, poi, nell'allontanarsi. Ma devi allontanarti, devi rifiutare una persona se vuoi generare una forte tensione emotiva e far sì che possa appiccicarsi a te ancora di più volendo, quando quest'altra persona è coinvolta, quando quest'altra persona è innamorata. O perlomeno un minimo, un po' deve essere, deve avere un po' di potenziale, perché altrimenti non produrrai nulla. E allora questo po' di potenziale, se non sei riuscito a creartelo dall'inizio perché c'è quest'altra persona, devi crearlo facendo il suo gioco fondamentalmente, cioè essendo accondiscendente, il fatto che questa si fa sentire ogni tanto, che ti genera un nervoso dentro, cioè ti fa incazzare, avresti voglia di dire sei uno stronzo, sei una stronza, ma guarda come ti comporti, non devi farlo. Devi essere completamente accondiscendente, completamente complementare alle sue esigenze. Devi farti vedere premuroso, premurosa, devi farti vedere perché altrimenti, diciamo, fai il suo gioco fondamentalmente. Se tu ti contrapponi e gli fai notare le cose, fai fondamentalmente il suo gioco, gli dai fondamentalmente potere anche. Devi fare, come dire, invece l'innamorato o l'innamorata che accetta tutto fondamentalmente. Tanto lo accetteresti lo stesso perché sei coinvolto, però perlomeno lo fai con una finalità. E cioè, intanto, se no, l'alternativa quale sarebbe? Che tu accetteresti lo stesso le cose, ma ti lamenteresti. E quindi questa lamentela gli darà poi ancora, diciamo, più potere fondamentalmente. Invece, sì, ogni tanto qualche piccola lamentela, qualche piccola punta di gelosia, mettila pure in atto per far vedere che sei umano, che non sei un, diciamo, che non sei un robot, e quindi manifesta interesse verso questa persona, fai love bombing, manifesta premure, usa vezzeggiativi, tesoro, amore, non fare il geloso o la gelosa, soltanto una leggera punta. In modo tale che questo love bombing genera comunque un coinvolgimento. Non sarà un grande coinvolgimento, ma un po' di potenziale glielo dai, perché a chiunque fa comodo avere un'altra persona a disposizione. Poi, una volta che succede questo, che devi fare? Che quando dall'altra parte, o comunque quando questa persona, per motivi suoi, vive un momento di solitudine, un momento di cosa, si avvicina a te, nel momento in cui percepisci che c'è il massimo avvicinamento, che quindi c'è stato una sorta di aggancio, lì devi avere la forza di mettere in atto il rifiuto, lì devi avere la forza di mettere in atto l'allontanamento. L'allontanamento trovando però un difetto in questa persona, accettando
Ad esempio dicendo, no, guarda, io con te ci ho anche provato, però cioè, è un carattere che proprio non è compatibile col mio, mi spiace, ce l'ho messa tutta, ma è meglio che ci allontaniamo. Devi fare questo, e questo la manderà fuori di testa, li farà completamente perdere la testa. Questo è l'unico sistema che puoi adottare proprio con le persone che ti generano sofferenza in amore. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!